Buon pomeriggio amici, ci siamo da Ascoli. Ecco qui il mio impasto alla patata viola, vedete? Ha preso il colore del tubero. Vi ho fatto vedere come l'ho realizzato. Il rapporto è un 40%, quindi dentro l'impasto c'è un 40% di patata. E niente, chi è che ha visto le mie storie su Facebook e su Instagram ha capito anche qual è l'ingrediente principale. Ci andremo a mettere un polpo in tre cotture: bollito, fritto un minuto e spadellato, quindi ripassato in padella. Andremo a mettere una crema, questa volta di burrata affumicata con il legno, una crema di patata viola, lo vedete, un battuto di polpo, sedano croccante realizzato con acqua e ghiaccio. Ma andiamo celeri e andiamo a farcire la mia pizza. Vi ricordo che questa è una dimostrazione. La pizza la mangerò io. E non vedo l'ora. Lo stavo dicendo in dialetto. E non vedo l'ora. Ma già ho assaggiato il tutto, Una volta messa la nostra crema di burrata affumicata, mettiamo dell'erba cipollina. Mettiamo dell'erba cipollina, questa crema di patata viola. Guardate che stacco che andremo a realizzare, che risalto. Dopodiché andremo a mettere il nostro battuto di polpo. Questo è solo smollentato, sono i pezzi, tra virgolette, che non mi sono serviti per cuocerlo tre volte, diciamo, no? Però che fai? Li butti? Ma che butti? Ma che sei matto? Adesso andiamo a metterci un pomodorino giallo che dà ancor più colore. Ci andremo ad adagiare il tentacolo di polpo in tre cotture. Ecco qua, sedano croccante realizzato con acqua e ghiaccio, ecco qui che la mia pizza è pronta. Come sempre andiamo a farcire, cioè a guarnire il piatto. Sapete, no? Che mi piace guarnire il piatto. Giro d'olio. Ecco qui che la mia teglia di oggi è pronta. Io l'ho chiamata sciccheria su impasto alla patata viola.
Ci vediamo più tardi, oppure, o meglio, tra poco per l'asporto. Per chi vuole la può degustare anche al tavolo prima della mia degustazione. Si apre così la mia 4 giorni, il weekend lungo che propongo ormai da diverso tempo. Questo è il gourmet come lo intendo io. E buona furia, naturalmente. Buona!